Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi vi volevo un po' raccontare e aggiornare sui miei piani per il futuro e soprattutto raccontarvi un po' con il lavoro un po' come sta andando. È giusto un video aggiornamento, forse è la definizione perfetta. Allora, riguardo il lavoro, per fortuna quando ancora lavoravo come cameriere mi sono messo a cercare un lavoro come videografo, fotografo o comunque social media marketing, lavori che mi piacciono, che ho esperienza e via discorrendo, e sono riuscito a trovare un imprenditore che ha dei negozi di materassi, che quindi cercava all'inizio un social media manager, una figura così, e poi successivamente diciamo ci siamo accordati che facessi insomma il videografo per lui, quindi fare video. Poi si è tramandato come videomaker. Ora io sto lavorando a 3 video per lui, un'esperienza molto particolare. Poi ve ne parlerò insomma quando sarà conclusa e vi dirò la mia opinione. Esperienza molto formativa, devo dire, molto tosta, anche perché non è proprio un ambito mio, quello della scrittura di video, la parte creativa del video, soprattutto in un ambito del genere di vendita di materassi che non è la mia nicchia, e poi perché non riguarda niente di fare registrare video, è più una parte di videomaker, quindi utilizzare foto e video online. Appunto, poi ho detto che si è trasformata in videomaker. E quindi ora sto lavorando come videomaker per lui e sto venendo pagato $500 il video, e quindi 3 video con lui sono $1500 e sono circa 2 settimane e mezzo. Alla fine di questa settimana saranno 3. E niente, poi ve ne voglio parlare appunto in un video fatto apposta in cui racconto tutta la mia esperienza. Successivamente, il giorno stesso in cui sono stato licenziato, sono andato a iniziare a lavorare, tra virgolette, però comunque è sempre un lavoro, come arbitro a beach volley. Non so se l'avevo detto, però comunque prima di quel giorno avevo già giocato un paio di volte a beach volley al mare. Qua la zona si chiamava San Kilda e quindi ero andato a giocare così un paio di volte. Sono andato lì, quindi mi sono proposto come arbitro e devo dire che insomma mi sono divertito veramente tanto. Qua comunque le persone sono tutte fantastiche, vengono tutte per giocare e divertirsi. È beach volley però molto sociale, cioè un 4 contro 4, molto tranquillo, senza praticamente quasi nessuna regola, e niente, ti diverti, e quindi qua vengono solo per divertirsi, persone di tutte le età, quindi quando si fa qualche errore in arbitraggio non c'è problema, nessuno se la prende. E praticamente in tutto questo consiste di, invece di arrivare alle 6 alle 5 e mezza, di montare il tuo campo, la tua rete con le tue linee, arbitrare, a volte giocare se magari sono in 3 chiedono il quarto e tu giochi, e insomma se ti piace come sport è ancora molto più divertente. E poi smontare la rete quando finisce, e ti offrono anche una bevanda e una pizza lì davanti. E tutto questo ti danno $60 a serata. E lo sono andato a fare tanto perché è qualcosa che amo, giocare a beach volley. Amo stare in spiaggia, in tutto questo mi pagano pure. E quindi insomma è stata veramente un'esperienza bellissima. Non penso di riandarci perché mi hanno chiamato 2 giovedì. E oggi è mercoledì e domani ho una festa di compleanno, quindi non penso di andarci perché non farei in tempo poi a tornare. Però vabbè, comunque sempre un po' di soldi da parte si mettono, e soprattutto se si pensa a che tipo di lavoro si fa, quanto si guadagna rispetto in Italia, è tutta un'altra cosa. Alla fine $60 sono tanti. Ora insomma è un hobby veramente fighissimo, quindi a volte è un po' frustrante il fatto di non riuscire a comunicare. Per i piani, io poco fa ho prenotato l'Airbnb a Sydney, ho preso un appartamento dal 16 perché oggi ancora non ho la conferma dell'appartamento, perché ho trovato una persona, ha mandato tutte le pratiche, però ancora non c'è stata la conferma dall'agenzia immobiliare, quindi ancora non ho preso il biglietto dell'aereo. D'altronde insomma non voglio rischiare di prenderlo tutto per poi far saltare, magari anche far slittare di un giorno solo perché c'è qualsiasi problema.
Quindi l'Airbnb io l'ho preso per dal 16 fino al 19 e il volo lo prenderò insomma nello stesso periodo, nello stesso giorno con il ragazzo che sta venendo. Ci siamo insomma ci siamo organizzati per il 16, quindi insomma dita incrociate che tutto va bene. Dal 16 al 19 sarò a Sydney, poi dal 19 andiamo in Gold Coast e saremo là fino al 24. Fino al 24 e poi vediamo. Come ho detto, non voglio prendere nessuna decisione in questo momento qua ora, quando arriverò in Gold Coast e dovremo decidere, decideremo e deciderò soprattutto io. That's it, non voglio prendere nessuna decisione affrettata, voglio vivermi questa esperienza come viene. Detto questo, vi ho riassunto un po' quello che sto facendo. Mi dispiace, non vi sto portando molto in giro, ma quando sto in giro sto con gli amici, non mi va di portare la videocamera e quant'altro. Quando sto a casa o lavoro oppure mi alleno oppure io sto in spiaggia a giocare, no? Quindi non sto andando molto in giro a Melbourne per mostrarvi qualcosa, e alla fine l'obiettivo di questi video è spiegarvi queste cose, questo è il succo. Poi se dovessi riuscire a raggiungere qualche cinematica, qualcosa per abbellirlo è meglio, però non è il fulcro di questo video. E nada ragazzi, io ora mi vado, faccio merenda e poi mi vado ad allenare, e questa sera dovrei andare al mercato Vic, a Victoria Market, dove sta il classico, la classica serata del mercoledì con tutte le cucine a cenare con gli altri. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci vediamo a un prossimo video e niente, vi voglio bene, alla prossima, ciao ragazzi.